Spirito Santo. Carissimi, celebriamo il grande mistero dell'amore di Cristo e per la sua Chiesa. Oggi Simona e Fabrizio sono chiamati a parteciparvi con il loro matrimonio. Il salmo che hanno scelto Fabrizio e Simona, come anche le letture scelte da loro, ci ha fatto pregare e ripetere per alcune volte: mostraci, Signore, la tua via. Certo, un'esigenza, un percorso. Come continua il Salmo, dice: perché nella tua verità io cammino. È quello che iniziate voi due oggi, quello che ho iniziato nel 2002, quando Galeotta fu la maturità, è un taglio dell'erbaro di Goria. Ma tutto ha portato qui. Sicuramente nel 2002, se chiedessi a Tito, gli dicessi: pensavi di incontrare Simona mentre tagliavi l'erba, mal vestito? No. E forse Simona mi risponderebbe no, pensava solo alla maturità. E invece la via e il progetto, questa mano che accompagna l'uomo, ha voluto così. E ci ha donato questo sprazzo di cielo. A voi due, l'ha donato alla vostra famiglia e lo dona oggi a tutti noi. E poi ci sono due parole in questa lettura che vorrei lasciare a voi. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Perché il cuore e il braccio, il cuore, il centro che pulsa dell'uomo, della sua vita, delle sue relazioni. Il braccio, l'azione dell'uomo, l'agire dell'uomo. Mettetevi l'uno l'altro come sigillo sul vostro cuore e sulle vostre braccia. Cioè, fate quello che dovete fare, fatelo insieme. Non date mai per scontato. Anche la cosa più banale, anche la cosa più piccola, anche la cosa più semplice. Non date per scontato nulla. Ecco la grandezza di un matrimonio cristiano. E l'invito a mettersi sul cuore e sul braccio, a continuare a portarsi dappertutto e continuare a ricordarsi sia nell'intenzione del Vangelo che avete scelto. Io vi dico, per la vostra vita non affannatevi. L'avete scelta voi, Ricordatevela. Oggi dire al nostro mondo di non affannare è qualcosa da marziani. Siamo sempre di corsa, abbiamo tutto da fare, non abbiamo mai tempo. Credo ancora in questi giorni di preparazione, c'era questo, c'era quello, c'era Don Matteo che non si faceva trovare, c'era... ecco. Bene, non affannatevi. Il rischio in una vita è questo. Il fare tutto, il voler far troppo e poi magari stringere un pugno di mosche e sentirsi insoddisfatti. E allora una cosa che mi sento di dire, ma credo che tutta l'assemblea desidera dirvelo: cercate uno spazio per voi. Non lasciatevi mangiare da quello che è il tutto che sta fuori da casa vostra. Continuate a cercare uno spazio per voi. Carissimi Fabrizio e Simone, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa, davanti alla comunità, alla vostra famiglia. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile, e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Fabrizio e Simona, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Alla presenza di Dio, davanti a me e alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io, Fabrizio, colgo te, Simona, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Simona, accolgo te, Fabrizio, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso ha unito Adamo ed Eva, confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Signore, benedici e santifica l'amore di questi sposi. L'anello che porteranno come simbolo di fedeltà li richiami continuamente al vicendevole amore. Per Cristo nostro Signore. Oh.